questa giornata c'è, questa giornata è comunque importante, cioè per ricordare che in questa nave che sta attraversando questa tempesta del Covid-19 ci sono anche le persone veramente più fragili, che sono i disabili. Hello guys, sono Ettore Caterino, il medico cantante che si occupa di autismo, e che vi devo dire, quest'anno vi faccio un augurio speciale perché per questa giornata così importante come il 2 aprile siamo tutti a casa, dobbiamo stare a casa, ma non per questo non possiamo comunicare con la nostra, diciamo, modalità più immediata, più potente, che è quella della musica. Yeah, you cheer me on. Si celebra indubbiamente in un modo diverso dagli anni passati la giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, che cade in piena emergenza sanitaria, ma l'obiettivo resta sempre lo stesso, ossia quello di far riflettere e richiamare l'attenzione sui diritti delle persone autistiche. Un pensiero per chi in questa tempesta è ancora più debole e dimenticato, nella speranza di poter alla fine di questo periodo davvero realizzare quel concerto che avevamo programmato e che ci permetterà di incontrarci di persona e di rivederci e riabbracciarci finalmente. La nostra speranza, il messaggio che deve arrivare è che noi stiamo resistendo, ma che vogliamo che questo grande sacrificio costruisca una società migliore che parta dai più deboli. Una giornata importante, molto importante, è ancora più importante oggi, in questi giorni in cui siamo tutti a casa, in tutto il mondo, tutti sulla stessa barca, sì, chi ha, chi ha meno e chi fatica di più per guadagnarsi, per conquistare il proprio diritto sacrosanto alla vita. E quindi buongiorno, che questa giornata sia ricca di attenzione, di cura, di bellezza. Dunque, distanti ma vicini, oggi più che mai. Distanti, lontani, ma vicini. Dobbiamo essere consapevoli che si può essere vicini, anche se lontani. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati da medici, musicisti, attori e campioni dello sport. Un passo indietro per riprendere una bella rincorsa. Io così la vedo in questo periodo, perciò sono convinto che i nostri ragazzi torneranno a fare tutte le loro pratiche sia sportive che didattiche e ci insegneranno ancora tantissimo. Mai mollare. L'emergenza sanitaria e il conseguente isolamento imposto per contenere la diffusione del Covid-19 è indubbiamente duro e complesso per tutti, ma lo è ancora di più per le famiglie di persone con autismo. I nostri figli o fratelli o sorelle che vivono con questa neurodiversità che è l'autismo fondano la loro capacità di svilupparsi, di crescere, di integrarsi proprio sulle attività, sulle loro routine, sulle certezze. Un mese fa, poco meno di un mese fa, improvvisamente queste certezze sono venute meno. Per cui ci siamo rinchiusi, siamo isolati. È vero che noi come famiglie, come patologia, siamo abituati a stare un po' da soli, però ora la situazione sta iniziando ad essere abbastanza pesante. Speriamo che si risolva velocemente e speriamo di poter ripartire meglio di come abbiamo chiuso. Thank you.